Buongiorno a tutti, bentornati nella mia cucina per questo corso di cucina sovranista. Era da un po' che non facevo un corso di cucina. Vediamo subito cosa preparare oggi. Cosa ho comprato qui? Dello speck tagliato fresco, poi i tomini. Vediamo se capite cosa cucino. Il piatto. Vediamo degli aromi, in questo caso rosmarino. Poi una cipolla rossa, ho comprato un panino e ancora dei funghi valbrenta, pratagliolo affettato. Avete capito cosa voglio cucinare? Voglio prepararvi il panino del Montanaro. Ora, per prima cosa, tagliamo la cipolla rossa, prendiamo il nostro tagliere meraviglioso di legno e tagliamo la nostra cipolla. Ci siamo, ok. Prendiamo la nostra padella, prendiamo dell'olio estratto a freddo, vediamo di aprirlo, sì, ce l'ho fatta. Una bella spruzzata di olio dentro la nostra padella. Adesso versiamo la nostra cipolla, tentando di non fare casino. Ecco, bene, molto bene, molto bene, benissimo. Ok, mettiamo subito la nostra padella sul fuoco e lasciamo rosolare la cipolla per circa 5 minuti. Nel frattempo ho sciacquato i nostri funghi fratelloli appena colti dall'orto e li mettiamo sulla cipolla imbiondita. Ecco qui. Ora un po' di aromi, un bel rosmarino appena colto, se riesco a trovare uno strumento per tagliare il rosmarino. Ok, eccolo qui, molto bene. Adesso cosa devo fare? Ah sì, allora un mestolo, faccio insaporire i miei funghetti con la cipolla e l'olio. Ok, così. Poi cosa mi manca? Un po' di sale, eccolo qua, un goccio di sale sui funghi, molto bene. Ok, ci aggiungo un pochino d'olio estratto freddo. Bene, molto bene. E continuo così, mi faccio passare a fuoco medio per circa 5 minuti. Poi verserò un pochino d'acqua, coprirò con un coperchio la mia padella e lascerò cuocere per ancora un quarto d'ora. Nel frattempo che i funghetti si stanno facendo, incominciamo a tagliare il pane. Facciamo che tagliamo il pane, questo taglia ancora, si taglia. Ho messo il tomino all'interno di una padellina piccolina, incomincio a scaldarlo a fuoco lento. Bene, i funghetti si stanno facendo. Ora stendiamo, se riesco a capire da dove si apre, lo speck nel nostro spagnazzo, un bellissimo francesino comprato questa mattina, ce la farò, ok, va bene. Oh, non lesiniamo con lo speck, che è sempre un gran piacere. Per rendere più interessante il panino ho trovato del patè di pomodori secchi che spalmerò sul mio panino per fare un bel fondo saporito.
Guardate che meraviglia, eccolo qui, i funghetti sono quasi pronti, il tomino è fatto, ancora un minuto e faccio l'impiattamento. I funghi sono fatti, ora li metterò nel mio panino, guardate che meraviglia questo tripudio di funghi, tra l'altro hanno un odore meraviglioso, speriamo che siano buoni. Sì, li ho già fatti, quindi so già che vengono benissimo. Ancora due funghetti, un po' di qui, un po' di qui, perfetto. È arrivato il momento di aggiungere il tomino bello caldo. Vediamo subito, vediamo come fare, perché tende a sfaldarsi, però noi lo versiamo in codesto modo, ok? Ok, si sta versando molto bene. Guardate questo formaggio filante meraviglioso. Ok, ecco il formaggio. Mettiamo giù molto bene. Chiudiamo il nostro panino. Ed ecco il panino del camminatore o panino del montanaro. Questo panino è spaziale. Provatelo anche voi. Cotto e mangiato.